Ma un bilancio positivo perché comunque abbiamo fatto un risultato su un campo molto difficile con una squadra che aveva vinto domenica e quindi aveva entusiasmo. E sotto questo aspetto è comunque un buon risultato a Catania. È chiaro che è una partita che a un certo punto potevamo vincere, potevamo perdere. Per essere la prima sono indubbiamente soddisfatto perché ho visto tante cose positive sulle quali poter lavorare. Abbiamo questa sosta di mezzo, però è innegabile che in questo campionato quello che fanno fare i salti di qualità sono i 3 punti, però prendiamo e quindi rimandiamo alla prossima partita, però è innegabile che abbiamo bisogno di trovare una vittoria per lavorare sempre con più entusiasmo. Io credo che abbiamo lavorato molto bene questa settimana, ma con grande semplicità. Ho dei giocatori con dei concetti semplici. Credo che abbiamo margini di crescita, soprattutto sotto aspetto tecnico, sotto aspetto atletico, sotto aspetto del palleggio e anche sulle varie situazioni. È una squadra che ha molte risorse, principalmente ho un gruppo di giocatori che abbiamo già detto che è ampio, però questo in questo momento è positivo perché c'è un gruppo di giocatori, se vogliamo, più maturi che però hanno grande responsabilità e io voglio creare proprio un nucleo attorno a loro che aiuti anche a inserire altri giovani importanti che forse sono più o meno pronti, non lo sappiamo ancora, lo scopriremo strada facendo, però c'è una bella situazione sulla quale lavorare, questo mi intriga parecchio e se ci aiutano anche i risultati da subito, insomma, altrimenti se c'è da soffrire soffriremo, però la cosa mi è piaciuta da subito. Buonasera, siete partiti con Chiesa 3, che presentava in realtà anche due terzini sulle fasce e Antonini ha adattato a centrale, poi siete rossi 3-4, la partita è cambiata e Storia si è rivelato comunque fondamentale per la deviazione da Cuguay nel rigore. Non sarebbe stato meglio forse partire direttamente con questo assetto? Sì, questo è sempre il discorso di... Io credo che noi con... le partite durano 90 minuti, nel primo tempo abbiamo fatto molto bene. E con l'assetto che avevamo e non era facile impedire a Catania di fare poco come abbiamo cercato di fargli fare e credo che il primo tempo abbiamo avuto l'opportunità soprattutto nel finale passato il primo quarto d'ora un po' di impaccio da parte nostra poi di magari di andare in vantaggio. Questa è una squadra, come ho detto prima, che ha risorse per poter giocare in moduli diversi. Credo che oggi abbiamo scelto il momento giusto. Forse se non prendevamo gol avremmo potuto anche usare per vincere. Poi dopo l'episodio ci ha messo in difficoltà e questo ha aumentato i meriti della squadra di reagire anche dopo con Fez addirittura di poter andare. Non sempre si può giocare, bisogna interpretare le partite in 90 minuti. Però abbiamo le risorse per poterci cambiare e questo è una forza. Senza mister, i gol sono nati da due disattenzioni difensive. Sembra che sia il Catania che il Genoa abbiano delle difficoltà a mandare in gol i propri attaccanti, infatti sia lei che Maranda li avete inseriti poi degli altri. Crede che questo sia un problema che possa pesare poi nell'economia del campionato delle due squadre, vista anche la posizione di passivo? Io parlo per me, sono convinto che Gilardino e Kalaiopoulos potranno, che sono i nostri due terminali, insomma, potranno fare dei gol. È chiaro che i gol vengono realizzati nella punta centrale nel momento in cui la qualità magari degli attaccanti esterni o dei giocatori a loro vicino si alza e crea le opportunità per loro di realizzare. Per quanto ci riguarda abbiamo un buon potenziale offensivo, con diverse soluzioni, giocare con una punta, con 3 punte, con 2 punte, questo lo ritengo una forza e credo che sotto quell'aspetto adesso noi vedremo. Intanto oggi abbiamo fatto il gol, ma abbiamo creato anche diverse opportunità da rete, questa è quella che conta di più. Insomma. La posizione in classifica? La posizione in classifica è quella. Ripeto, cioè, i pareggi lasciano le cose un po' così, non è però...
per quanto ci riguarda è comunque un punto positivo. Poi il salto in classifica lo fai solamente vincendo, e questo, solamente i 3 punti ti portano avanti. L'emozione l'ho avuta quando, fino lunedì, martedì, insomma, quando, oppure sabato scorso quando sono stato chiamato, insomma, i primi giorni, soprattutto con tantissime manifestazioni, insomma, di fiducia che ho ricevuto. Devo dire che oggi avevo grande concentrazione su questa gara, mi sarebbe veramente dispiaciuto partire con un passo falso, e questo ci permette di lavorare bene le prossime due settimane. Da rivedere, però Kučka è un giocatore che ha alcune qualità molto importanti, soprattutto la fisicità, chiaramente, che ci permette di avere una presenza a fianco a Gilardino, soprattutto quando arrivano i cross dalla destra, che diventa, c'è stata un'occasione nel primo tempo, c'è state altre 2 o 3 situazioni che poteva sfruttare molto bene, e quindi diversamente abbiamo altre caratteristiche molto più leggere, che vediamo cosa, cioè bisogna essere molto più abili, giocare poi palla a terra, cioè queste sono soluzioni che abbiamo, anche possiamo permetterci palla a terra, possiamo permetterci anche di alzare la palla. È certo che sulle partite in trasferta magari che hai degli spazi, era una gara favorevole, per le partite in casa non lo so, vedremo strada facendo, insomma. Una buona gara a lui, ma direi una buona gara a tutti, anche dietro, anche in situazioni poi magari con la difesa molto più alta, siamo sempre stati molto bravi a impedire comunque il contropiede loro, anche in situazioni di difficoltà, dimostrazione che se hai una buona posizione, se hai attenzione, sopperisci anche magari a una grandissima velocità. Bene anche per Antonini, nonostante, peccato per quell'errore. No, ma sono contento, soddisfatto, poi dopo adesso possiamo lavorare su questo punto, lavorare bene e migliorare soprattutto quello che è le nostre qualità, insomma, la nostra intesa. Avete chiesto alla squadra di avere paura di provare dal freno, mi sembra che su questo profilo c'era. Sì, a parte i primi 10 minuti che c'era un evidente timore, no? Abbiamo sbagliato e perso parecchi palloni, però poi dopo piano piano ci siamo sciolti e abbiamo fatto bene, poi abbiamo cambiato faccia e anche in svantaggio siamo stati comunque capaci di cambiare e ribaltare una partita che era, questo significa anche che abbiamo carattere, e insieme a tutte le altre cose è anche valido. L'ultimissima cosa è cambiato 3 volte schieramento, possiamo dire così, 3-4-3, 4-2-3-1, sì. 4-2-4. Sì, perché in questo momento le partite non si possono, ci sono situazioni, poi oggi c'era anche molto caldo e c'era della fatica indubbiamente in tutti i giocatori, sia da una parte che dall'altra. Noi più freschi il primo tempo, stavamo pagando con qualche giocatore nella ripresa, c'era un caldo non più abituale per questi periodi, però abbiamo dovuto adattare un po', ma questa è un'altra forza, è un'altra capacità che possiamo, insomma, certo che bisogna sempre tirare fuori qualcosa di diverso secondo di come sono messe le partite. Grazie.